Sì, se va male tingiamo i capelli di soppressa di rosa, che colore? No, Bigfoot, tu sei bellissimo, non io. Dov'è? Pigiam le robe. Arriviamo subito, eh. E quindi ero talmente tanto in hype da sto gioco che faccio saltare lo Zork pomeridiano. Sì. Ho deciso così. Poi mi piace perché promette bene la scelta con i tasti, che ci ricorda tantissimo il primo Wooden Floor. Bellissimo, bellissimo. Benvenuto in I'm Scared. Questa è la prima ed ultima volta che leggerai questo messaggio. Ah, perché ci muoio? Ti suggerisco di leggerlo, poiché farlo è fondamentale. Premi per procedere. Chi sono io per non farlo? Apertela sul desktop solo per te. Per favore, assicurati che la cartella sia sempre lì. Se la cartella dovesse crearsi, c'è un problema e forse dovete crearla manualmente. Premi per procedere. Non controlleremo. Dai, un aspetto importante. Sì, ci mancherebbe. Come state, giovani? Io premerei X. No, mi dispiace, Fabio. Tanto comunque c'è sto mese che è molto free free di giga, quindi anche domani. Magari domani andiamo di Zork. L'alterniamo. E questo poi lo portiamo perché la settimana ho deciso che le notturne saranno due, venerdì e sabato. Quindi. Tra l'altro questo qui non so quanto debba durare, ma cioè, se, oggi si andrà avanti abbastanza e magari si finirà nella prima di venerdì o comunque se c'è bisogno anche, no? Sabato. 10 punti per il momento iniziale da palissiano. Sì. Free free, haha. Siamo pronti? Premiere. Tu sappi che questo gioco cercherà di ingannarti quanto più possibile. Ah. Addirittura, cioè, mi incula talmente tanto che c'è bisogno di vedere la cartella, se dovesse succedere. Ma noi siamo intelligenti, poi c'ho la chat che è incredibile e mi aiuta. Mi dispiace davvero, tutto questo non doveva succedere. Non volevo le cose andassero così. Premi per procedere. Perdonami. Sì, perdonato. Cominciare però tieni da conto che questo gioco è diverso dagli altri. Questa primaria ha lo scopo di insegnarti i fondamenti. Sì, muoviti usando il mouse. Oh, guarda. Abbassati e usa, ok, in pericolo, corri, ok. Così si corre. Qui finisce il mondo. E qui c'è un'altalena, incredibile. Non si salta? No. Interagisci usando... Vai. Cancello è chiuso, segue una chiave. Bellina lei. Salve. C'è un fiore lì. Accovacciati con il tasto control e non l'ho letto. Wow, è diventato tutto scuro. Portami da qui, scusami. È altino il gioco? Scusate. Risolvo subito. Wow, guarda lì che succede, incredibile. Un attimo, non vomitate per favore. Non vomitate, arrivo subito, sistema. Fermi, fermi. Va meglio? Dicessemi, dicessemi. L'ho ridotto come minimo di metà. Così è...
ride. Premi E per cominciare l'esperienza. Premio D per cambiare menu. No, premerò E. Cos'era Ibiza? Scusami, ma adesso c'ho il cervello un po'. Anzi, qui c'è una chiave, l'ho vista, mi accovaccio e la picchio. Wow! The first key, no, the first key è come gli achievement dell'altro giorno, però questo gioco già si è dimostrato molto più bello. Salve, lei è un armadio abbastanza bellino, dentro c'è un cavolo. Ok, sono incastrato, sono incastrato. No. È una scala tipo Minecraft. O mi butto giù. Ha detto che mi inganna. Secondo me è un inganno. No. Senti, la porta è chiusa. Però, cioè, su c'era una porta. Noi siamo scesi diretti. Non si sale più? Ok. Antiso, vero random. Buonasera. Ciao Nildri. Ciao. Benvenuto. Questa qui è chiusa. Questa qui sarà chiusa. Andiamo avanti. Questa è aperta. Prima sta chiave. Chiave rugginosa. Bene. Facciamo gli incantesimi. Sì, magari sposto un libro si sposta la libreria. C'è la Batcaverna. Invece no. Sedia? Niente. Bello, questo è il corridoio più lungo della casa. Quello è mio nonno. Ah, senti, su cosa sto camminando? Oddio, questo gioco, cosa mi porti in live Pippo? Anch'io c'ho tanto hype, perché Hank mi ha detto che è bellino assai, quindi l'ho anticipato. Morenix, grazie Morenix, sei veramente un campione. Sabona, Sabona, Sabona Morenix. Ma che bel gioco, ma è bello anche quel tipo in alto a destra. No, quello lì no, non credo. È solo Nupicaro. Ah. Ti avevo rifiutato un problema Windows, è stato arrestato per impedire di dare al computer. Sì. Ok, se è la prima volta che appare la schermata d'errore, relativa all'arresto, controllare la cartella di gioco e riavviare. Se la schermata riappare, procedere come segue. Ma è roba vera? No. Sì, skippato il jumpscare. Ah, ma era roba sensata, incredibile. Pensavo fosse una di quella roba perché mi ha detto che di tanto in tanto cercherà di fottermi. Allora, la cartella, dove l'hai fatta? Dimmi, dado. Streamma il desktop. Eh sì. Però effettivamente non c'è la cartella. Quindi è possibile che debba farla io. 2P il desktop non si vede ed è importante che si veda. Non si vede ed è importante che si veda. Che vuol dire? Nascondi, no. No, più che altro c'è un sacco di roba tutta messa in casino. Allora, riavvia. Ah, ho capito.
perché adesso esce da una finestrella. Estendo il desktop, non c'è problema. Dov'è? No, tipo, lo schermo. Facciamo così. Vedete? Io non lo vedo. Come è possibile? Perché lo fa così? Non lo vedo. No, ma che. No, dovete darmi un attimo. Qui lo vedo lo schermo, ma lì no. Un attimo, eh. Schermo sto qui. Schermo 2. Datemi un attimo che spostiamo la roba. Questa è la roba. Immagino sia questa la roba interessante. Questo qui va qui. Gli fai ok, ma io ancora non lo vedo. Perché non lo vedo? Comunque, se non si crea la cartella, pare che basti crearla manualmente. Sì, la cartella infatti non c'è. C'erano 9 particolari, immagino, da dare, no? Sarà I'm scared. Nuovo. Cartella. I'm scared. Allora. Sì, ma dici che l'ha fatta lì? Non credo. Comunque, controllare, non ci vuole niente. Data, I'm scared, c'è. Leggimi per favore. E là, come va? Se sei giunto fin qui, eh no, questa qui la devo streamare, ecco perché. Oh, buoni, 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 buoni. Allora, cattura lo schermo, riproviamoci. Occhio che sia visibile la fonte. Ok. Sì, no, la fonte è visibile. Ed è qui. Oh, Madonna. Madonna. Scusate, raga, io non so come cosa stia facendo qui. Dado, ce la fai un attimo a passare sul disco? Ehi, Ehi, hey, Dado, allora, benvenuto. si va su TeamViewer? No, no. Dì, magari c'è qualche passaggio che sto saltando. Allora, apro un attimo OBS e te dico, eh. Sì. Comunque, ciao chat. Scusate, sono incompetente, scusatemi. Stremo da poco. Uns, uns. Allora, sei Bene. su gaming.
Ah, dovresti avere già tra le fonti catturare lo schermo in basso, in basso, in basso, in basso. Esatto, cattura lo schermo 2. Ok, doppio clic. Sì, qui lo E vedo. selezioni lo schermo. Esatto, e c'è. E in anteprima lo vedi. Gli Sì. Ok, dai l'ok. e qui non lo vedo. Metti invisibile il gioco, la cattura del gioco. Te lo sai che sono un coglione? Si sovrapponeva. Che Sì. gioco vedeva a schermo nero? No, avevo messo il cuore. Sì, vedevo il gioco a schermo nero. Streccialo, io ti direi di strecciarlo a questo punto. Ok. Fai tasto destro adatto allo schermo. Sì. Adatta, 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 adatta. O riempi quello che Così. fa vedere. Tasto Fa destro. così. Sì, dovrebbe essere adatto allo schermo. Si trasforma. Vabbè. Eccolo, così. Sì, Comunque c'ho. a questo punto ti direi di catturare direttamente il desktop invece che il gioco. Almeno Ok. stai a fare il cambio ogni volta. È apparso un file. Eh sì, è apparso un file. Aspetta, ma oltretutto Ciao, era Phil. apparso anche. Ciao, Phil. Era apparso anche un'altra roba. Si è persa. No, qui. Va bene. Va bene. Grazie Dado, escus. Figurati. Ciao chat. Ciao. Allora, e là, come va? Sei giunto fin qui? Se sei giunto fin qui significa che sei un guardone. Whiteface può fare un sacco di cose, anche creare interi universi. Una cosa che non può fare però è reagire a te che smanetti quei file.ini. Non puoi impedirti di farlo e probabilmente incasinerai il gioco, quindi per favore non farlo. Va bene, non lo farò. Aspetta che Whiteface impari a far fronte a questo tipo di cose e poi prova ancora. Forse una patch risolverà questa lacuna. Comunque, grazie per aver giocato, sei una persona stupenda e stupenda la tua vita. Ah, non suicidarti, ok? Ti voglio bene. Ah, ok, scusami. Ciao, sai dirmi come mi chiamo? Giù c'è scritto Ivan, immagino. Ciao, signor Ivan. E me lo porta dall'altra parte. Un attimo, riprendiamolo. Riprendiamo tutto. Dove cazzo sei? È sparito. È sparito Ivan. Ivan! Ivan! Ok. Ciao, sai come mi chiamo? Ivan, t'ho detto. E te m'hai detto. Quello non è il mio nome, forse l'hai scritto male. E poi sì, cancella la finestra di dialogo. Datemi ancora un attimo che sistemo tutto. Poi. Possiamo disattivare i tuoi errori, sia per scritto che sia in vocale. Ok. Allora, fammi capire come faccio a portare il coso dall'altra parte. E questo qui, allora, a quanto pare non si chiama Ivan, ma credo sia Whiteface. Poi mi dice che è case sensitive, quindi ci provo così. Whiteface, scritto prima grande, poi piccolo, vabbè. Esatto. Ripartì. Ok.
vabbè, dai, faremo un po' di switch ogni volta, ma sono problemini. Andiamo. Ah. Eh sì, giochiamo, giochiamo. Colonne. Seguo la freccia. È un parcheggio. Di nuovo. No. Di nuovo. Cosa vuole stavolta? Niente, a quanto pare. Niente. Dovrebbe esserci un avviso, non capisco. Dovrebbe esserci qualcosa. Riavviamo. Ma non mi aspettavo di dover fare i cambi di schermo e di cose, quindi mi ha colto un po' la sprovvista. Allora. La cartella, ma nella cartella non c'erano nuovi file. A questo punto mi sta usando di nuovo la cartella nel desktop. No. Quindi eliminala. Aspetta, fammi fare una roba. Perché chiudo il file e non salvo. Perché sai com'è. Quanta bella roba. No. Si è visto cosa? C'è il file? Il teschio. Allora, la cartella c'è il file, leggimi per favore e read me please. Poi c'è una foto, un'immagine. No, mi sta girando tutto. Mi sto vedendo i jumpscare. Senti. Ok. Quindi. Toh. Questa è la cartella. C'ho dentro. Leggimi per favore. Che non c'è scritto niente di nuovo. E poi c'è la versione inglese. Diceva un saggio, premi shift per correre. Ah. Beh, vabbè, ma cioè, se muoio mi chiudo il gioco, è per quello. Proviamo. No, nella foto c'era anche prima la foto. Ma poi, di qua c'era qualcos'altro. Corro alla cieca. Muro. Forse dovrei seguire la freccia, però. Apri! Apri! Lasciami! È morto? Scemo. Quindi, in teoria, adesso se to...
Se torno lì mi apre la porta. Apri la porta. Dove sei, porta? È chiusa. Bisogna cercare una chiave. Sulle frecce esce qualche scritta che non riesco a leggere. Non c'ho gli occhi buoni. Ti sento, bastardo, ti sento. Non ti sento più. Sto facendo il giro. Sì. Ho paura. Se no. Giochiamo ad inseguirci. Ah, mi ha preso. Sì, ma signor Teschio, non è carino che cioè, lei mi insegue e poi mi butti fuori? Sì, sono fastidioso. Però, sarà che dobbiamo trovare tutte le frecce? Ecco, colorarle tutte. 3, 4, 5. Ah, lo sento, è qui. Lasciami. Ok, abbiamo fatto il giro, però c'erano le frecce strane, tipo questa qui. Esatto. Poi ce n'era anche un'altra doppia. Questa è fatta. Questa. Qualcosa è successo. Se non ci muoio. Cerchiamo. Sì, ha fatto un suono stranino, quindi boh, sarà la chiave. Dov'è? Dov'è? Dov'è la porta? Dov'è? La porta è qui. No, fammi entrare. Oh. Salve. Musichetta d'ascensore. Teschio, sei qui? No, sembra di no. Ehi, hey, dove vai? Io amo guardarti. Ehi, guardone, dove sei? La porta è chiusa. Ah. Mi ha aperto un video su YouTube, mi ha aperto. È una roba normale. Faccio di sì. Come giocare ad I'm Scared? Sentite. Per giocare a I'm Scared c'è bisogno di uscire dagli schemi. Per tanto farti capire come, è solo audio. Ho preparato qualche esempio apposta per te. Grazie. Facciamo finta tu sia incastrato in una stanza. Bisogna solo di un cuore per uscirne. Guardandoti intorno troverai una chiave, con la quale aprirai il grosso armadio di fianco alla porta d'uscita. Nell'armadio, però, non troverai nulla. È solo poco dopo, durante un'attenta esplorazione nella stanza, che ti accorgerai di un nuovo passaggio apertosi alle tue spalle. Ah. L'ho fatto senza accorgermi che non esisteva. E tu? Ne hai il coraggio?
Sì, ce l'ho. Andiamo. Quindi, in teoria, se torniamo indietro sarà successo qualcosa. Lui sta soffrendo. Lì hanno qualcuno. Qui c'è del sangue. Sì. Signore, tutto bene? Sono un dipinto. Mi può stai rodeando. Niente, qui ci sono. Saranno tre. Uno, due, tre. Quattro. No, ok. Allora. Mi dice, stai attento perché cosa c'è scritto lì? Uno. Sto soffrendo. Lui sta soffrendo. Sono ancora appesi. Qui è buio. Dovrò tornare giù, non credo. Ciao Fabio, buon lavoro. La chiave è nel sangue, ma non ci vedo, sono diventato cieco. Vero. Madonna, grazie Simo. Allora, uno di loro mente. Ah. Permesso? Salve, buongiorno. Porta è chiusa. Questo qui è tanto l'inizio, dove scendevamo con la scala, fa vedere. No. Però è molto simile. Porta chiusa. 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 Perché ho l'impressione che continui all'infinito sta roba? Vai, sali. Ah, siamo tornati in camera, vedi? C'era la chiave. Qui c'era l'armadio chiuso. C'è ancora la chiave? No. Quindi adesso. Hai usato il cuore pulsante. Fine. Premi esco per chiudere il gioco. Cosa? Cosa? Cos'è successo? Ha riso, l'ho sentito. Devo andare nel file. Eh no, mi ha preso pure il culo, sto bastardo. Incredibile. Incredibile, non ci sto capendo un cazzo. Gioco, gioco, per favore. No, comunque me lo immagino davvero averlo portato la notte, sarei impazzito perché c'è da ragionare un po' e io non sono quello adatto a ragionare. Tutto bianco, viva. Pinze. Alzati, alzati. Qui c'è chiave. Chiave numero 1. Poi. Da qui stiamo arrivando, tipo porta 4, ma giustamente porta 1. Al letto ci facciamo una dormita, no. Un balcone. Armadio, apri, 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 apri. Nel video. Sì, no, l'armadio, non so, all'inizio c'era la chiave sul comodino e diceva che era
Finché non aprivi l'armadio, non ti appariva il corridoio alle spalle del letto. Guarda dalla finestra. Finestra qui. Ciao, salve. Tutto a posto? Entri, entri, le offro un tè. Ehi. Allora, abbiamo detto la 8. Cos'è? Armadio, non si apre. Qui. 5, 2, 8. Non è la mia intenzione farlo cosa? 8. L'armadio è chiuso, l'armadio è chiuso, qua dentro non c'è niente, fortunatamente. Anche qui, mi osserva, mi sento osservato, se ne vada per favore. Scusa, mi hai fatto entrare qui perché? Perché? Sarà qualcosa? Chiave? Piccola chiave? Niente. Ma c'è tipo un inventario, posso vederlo? Sta stanza è nuova? Sì, non me la ricordo. E il suo casino, casino di teschio, che sarà qui. Sparito. Teschio, stanza vuota, chiusa, 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 cosa mi sto perdendo? No, se premi ESC chiude il gioco, sì, ho già visto che con ESC ahimè, lo chiude, però allora, qui c'era una chiave, e vabbè, abbiamo dato un senso alla sua stanza, qui, non la sto vedendo io. Potrebbe anche succedere, qui si apre magari, esatto. C'è dell'usangue. Andiamo a vedere. E ora non c'è più. Va bene. Solo che, ragazzo mio, io dalla finestra non riesco a vedere granché. C'è del sangue. Mi passo, mi alzo. Continuiamo. Qui c'è una porta che non si apre. Qui c'è una chiave. Ciao chiave. E se la chiave della numero 7. Ovviamente aiutami. Non voglio morire. Manco io. Ho paura. Sì, anch'io. Numero 7? Numero 7. È un po' bianchino, no? Un po' bianchino. 3, 6, 7. Salve! Questa è la mia stanza, bella, molto, molto allegra come stanza. Sì, è buino, effettivamente. Fa freddo, sì. Oddio, siamo a giugno. Sì, guardami. No, non tanto. Di me? Faccio davvero schifo. Scusami, volevo. Sangue. Sangue. Allora, lui ha paura. Sei vicino. La zanzara, no, zanzara no, per favore. Sangue. Chiave. Questa l'ho vista, eh. Senti il rumore di quei robbi che volano nel Nether, che adesso non mi ricordo come si chiamano. I ghast, sì. Dov'era? Era la 2. Qui c'è un muro che non esiste. Numero 6.
Wow, incredibile. È diventato davvero The Binding of Isaac. Non si vedeva da trovare, continua a cliccare. E ormai mi sa che l'abbiamo perso allora. Ah no, è qui. Troppo tardi, ok. Non ancora, magari cerchiamo qui. E c'è una porta. Si scende. Ah, questa qui è la stanza iniziale, sì. Ma io ho chiuso. Proviamo a scendere. Che dire? Non si può. Cos'è sta ape? Che mi ronza. Ehi! È proprio lì. Ciao, congratulazioni. Ah, per me il cappio. Alla fine di chi? Ma da qui non puoi andare via, resta con me. No, c'ho voglia. Io rimarrò sempre qui. Buon per te. Guardandoti. No, no, non voglio. Ciao, vado. Sono scampato dalla morte? Scampai? No. Ciao Rise, ciao, non me l'ho accorto. Niente. Posso andare oltre? No, e allora... Ciao. Ciao, siamo troppo vicini. Achievement sbloccato, game ended. Nutrimi, non ho letto. Io ho un mucchio di nomi, uno di questi è Er. Quindi dovrei fare così, immagino. Perché prima mi era uscito il come mi chiamo, credo che adesso io sappia cosa rispondere. Bloccato? Bloccabile? Oi. 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 Ciao Luca. Vai, buona cena. Se ti blocchi il controllo. No, si era proprio bloccato il gioco. Non si cliccava più da nessuna parte. Tipo adesso. Allora, cartella, cartella, cartella. Attività. Una roba abbastanza strana. Mi ha preso il mouse e non lo muove più da lì. Non funzionano i tasti. Io non so se è una feature del gioco o se mi sta. Se è impazzito il PC. Datemi. Giusto un attimo, devo guardare la notifica.
Arrivo subito. Che roba di lavoro. Allora, io farei così, niente. Sì, ma basta, l'ho alt F4, provo, niente, 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 anche se provo a cambiare roba, poi mi riporta lì, eh sì che, sì. No, manco esco, no, no, ma è qualcosa che non sta andando, non credo sia il gioco che faccia sta roba. Ok, risolto. Risolto. Allora, a me interesserebbe tantissimo scoprire come si riarriva lì al come mi chiamo, perché effettivamente. Ah. Perché veramente non ci sto capendo una fava di zero. Quindi dice che lei si chiama R. Adesso sta funzionando. Andiamo avanti. Andiamo avanti e fammi vedere nella cartella se veramente mi ha aggiornato i file. Leggimi per favore. No, 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 ancora quello lì. Quindi questo così, però se non sbaglio. Ah, c'è un take time. Take time. Buoni. C'è un'immagine, si chiama Take Time e c'è la faccia del nostro scheletro, del nostro teschio, che se fosse un teschio, ma non credo lo sia. E, va bene, andiamo, vediamo che succede stavolta. Siamo sempre nella nostra stanzetta. Qui si scende. No, Hank, zero ovo. Questa è chiusa. Questa è aperta. Questa è quella di prima, no? C'è una chiave? No. Cuore pulsante. È cuore pulsante? Che paura. Che paura. Ma hai scritto quella roba lì? No, bravo. Ah, ciao, sai dirmi come mi chiamo? Questo qui. Eh sì, ti chiami R, però ho scritto grande, magari. Chiami R. Silenzio per favore, non sto dicendo niente. Salve, è uscibile? No. Lei è un quadro, immagino, una finestra, una porta, sotto il tavolino non c'è niente. Posso? Ok, qui non posso. Ah, c'è una manina, salve. C'è qualcuno? C'è qualcuno, qui c'è morto uno. Chiamo
chiave del piano. Apriamo lo piano. Come si apre un piano? Pronto, piano. Piano. Ma del piano, del piano o dello strumento? Tipo. Ecco, va bene. Bel tavolino. Qua dietro c'è della roba. Io. Si spingo. Niente. Sedia. È apparso qualche file. Ah, te lo dico, sembra di no, no, questa è una semplicissima sedia, ho detto silenzio, vabbè. Ho detto una parola, scusami. Vai, infinito, mi giro. Ah, che paura. Sei pazzo? Sei forse veramente pazzo. File 0. Ovo. Vai. E ci risiamo, mio caro piano. Siamo qui. E mi dice, fai silenzio per favore. E vado a cucciarlo. Fa lo stesso casino, però. Lo stesso casino. L'ho vista. Ah, ma perché? Cioè, lì ci siamo morti, allora, sì. Lì ci siamo morti. Spero non sia un problema. No, lo spero anch'io. Allora, qui si apre. Qui non succede un cazzo. Quindi adesso... adesso me la faccio tutta in ginocchio così, e vediamo. Già arrivati a sto punto doveva dirmi, ho detto di non fare casino. Mi sono chiuso all'angolo. Salve, io vado pian piano. Sì, sopri. Benvenuto, sei in ritardo, quindi i capelli rosa te li fa uguale. Pian piano, ma tante immagini siano infinite e poi mi giro. Faccio così. Salve. Salve. Posso girare? Tranquillo. Muoio? No. Qui sembra tutto regolare. Sì, ma c'è qualcosa con quell'armadio. Cioè, perché si vede che c'ha segni di trascinamento giù. In qualche modo si aprirà. Apriti. Apriti. Leggo che Windows 10 riconosce spesso come virus. Ah,
Aia. Quindi andrebbe messo in whitelist. Sì, ma no, non mi ha dato comunque avvisi. Penso che almeno mi sarebbe dovuto scattare un avviso, no? Per dire, oh, ti sto bloccando il... No. Ah, ma lei è R. Ciao. La porta è chiusa. Salve. La porta è chiusa. Ah, aspetta, se ma se ho premuto un pulsante, sicuramente avrò sbloccato l'armadio, il mobile. Incredibile, sono un genio. Vai. Vai, signora R, è lei? Sì, è proprio lei, incredibile, mi ha fatto cacare. Allora, file non ce ne sono. File non ce ne sono. Che ripartiamo. Allora, la signorina R, a quanto pare, no? Non gradisce la nostra presenza. Quindi noi adesso, ma no, devo rifare tutto. Dimmi di no. No, ottimo. Salve, signor, non c'è più. Non c'è più, lì si scende probabilmente. Qui, chiuso. Non interagibile. Signorina R. No, si è buttato. Ho bisogno di una fune per calarmi giù. E non ce l'ho la fune. Dove la trovo? Torniamo al reto. Scusa, non lo faccio mai più. Perdoni. Madonna. Perché? Scusi, è solo che non ho capito il suo silenzio a cosa è riferito, perché posso mica andare in giro accucciato. Girerete un po' e non girerete più. Questo è il piano. Ma c'è già il sangue? C'è già la chiave? Se quelli sono cazzo. Ma mi pare di non aver corso, sì. Allora, lui è aperto. Ok, cerchiamo sta corda. La corda magari è il cappio dell'amico Fritz di prima. Allora, R non c'è più. La porta è sempre chiusa, ma questa sarà aperta 100%. Wow! Eh no, è sempre quella del muro. C'è una corda? Signor muro? Niente? Grazie, la ringrazio, gentilissimo. Chiusa. R. Magari va triggerato, quindi torniamo lì, vediamo che serve la corda. Signora corda, lei ha bisogno di una fune. E poi ripartiamo da qui. Tu non ti apri. Poi andiamo piano pianino dall'altra parte, perché questo qui è suscettibile. Questa non si apre. C'è una corda? Amici? Amici? C'è nessuno? Avrei bisogno di una corda. Questi quadri di solito
Ma non c'è. Questa zona è quella lì dove c'era nascosta la chiave prima, con la sedia fra i due mobili, che vogliono dire qualcosa sti quadri. Porta chiusa. No. Eppure mi sto perdendo qualcosa. Sì. Ma davvero? Ci vedo, fa la visita. Non corro, scusa. Fa la vista, la visita. Sono veramente cefalo, guarda. Quindi, ci abbiamo una chiave, l'unica porta rimasta sono in realtà le due qui. Seminterrato, quella è già aperta, questa si apre e si scende. Biliardo? Giocabile? No. Scaffali. Sotto? Niente. Signorina, dov'è? Undici, uno, due, 14. Cosa bisognerà fare? Guarda, no, non ci metto le mani sul fuoco, perché comunque è successo anche prima con la prima chiave, con la seconda, e quindi quindi abbiamo detto 11. Come? Ah, aspetta, sarà il numero. Carta e penna, c'ho la testa. Allora, verdi sono 4, che sarebbe 14. 14, 4. Poi le blu dovrebbero essere le 2, e sono 3. Poi sono le rosse, che se non sbaglio è la 10 o la 11. Boh. 1, 2, 3, 4, 5, poi c'è la 1, gialla, ce n'è una, e poi abbiamo finito, vabbè, ce n'è una da 8, e la bianca, no, perché ognuno giù delle palle, dall'altra parte aveva delle luci, probabilmente andranno accese secondo il numero, quindi rosse abbiamo detto erano 5, male. Che sia così. Questa è 1, questa è 3, e verdi abbiamo detto 4. Esatto! E qui c'è la corda. Hai sbloccato? Non toccarmi. Ok. Salve! Allora, niente, ci andiamo. Signorina, io non la tocco, ma lei faccia lo stesso, per favore. No. Carissima.
Senti quello ancora? Bastarda. No, no, non corro, non corro. Wow. Vedi qui. Allora, questa volta sono sicuro che qualcosa l'abbia messa. No, invece no. Non ha messo niente. Quindi riavvia. Ah, ce l'ho morto. Morto. Morto totale. Allora, in teoria non devo correre, perché se no arriva quell'altro. Refresh la cartella, refreshata. Guarda, ci esco anche e rientro. Sono morto. Niente, leggimi per favore, non si aggiorna. No, probabilmente qui bisogna scappare da lei, è quello il cazzillo. Bisogna scappare magari senza correre. Ma c'era un cappio di là, l'ho visto. Premiesco, mi ha detto. C'era un achievement. Ho installato e controllo i file. Al limite faccio una protezione e te li passo. Ok. Quando ti insegue puoi correre. Ok. Però prima che saltasse il gioco, e credo la morte, mi esce una specie di achievement. Non di Steam, ma suo. Che non riesco a leggere cosa dica. Allora, qui me la corro. Me la corro e qui faccio così. Non posso lasciartelo fare e io lo voglio fare invece. Non posso lasciartelo fare. Possibile che adesso abbia fatto qualcosa? No, dice chiudi qui nell'achievement. Chiudi quando ti appare achievement. Ok. Dove sono? Dove sono? Sono qui. Già sceso, no? Chiuso. Niente file. Dice quando premo ESC, mi dice premi ESC per chiudere, altrimenti premi il tasto sinistro per continuare. Quindi immagino che comunque sia quella la scelta giusta. Però come? Mi riporta qui e non va bene. Forse è sul tappeto, perché sì, effettivamente c'è anche la foto del tappeto. Sono proprio uno stronzo, io mi scuso per l'incompetenza, ma... Ok, adesso è chiuso. Vediamo che non abbia messo nessun prompt da qualche parte. Questo qui, aggiorna, qua non c'è niente, riavvia. E rientriamo. Ah, ma è cambiato, vedi, è cambiato.
È cambiato. Ah, ciao, My Madness, incredibile. Stiamo provando il gioco e ti dirò che finora è abbastanza bello, solo che sono abbastanza stupido per poterlo fare così velocemente. Nel solito posto, è anche cartella desktop. Non so se sta succedendo qualcosa con la cartella, ma giunti a questo punto dovrebbe esserci qualche altro file. Ma no, ma grazie a te, grazie a te. È da un po' che stavo cercando un gioco horror bellino e questo allora è bello perché siamo passati anche da schifezze ultimamente. Questo invece merita tantissimo, infatti abbiamo anticipato un po' l'orario e non lo facciamo più di notte, ma lo stiamo facendo ora. Trovato il modo di aiutarti in gioco. Io però con i miei occhi quella roba lì non riesco più a leggerla. Riduci la finestra con il tasto F4 e cerca qui txt. Ah. Vedi, adesso controlliamo se sta funzionando la cartella. No, 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 no. Niente, oltretutto mi ha fatto il gioco in una finestra piccolissima. E cerca qui txt nella cartella di gioco. La soluzione è nascosta lì. Allora, questa non è. Aggiorno, aggiorno. Niente. Sì, qualcosa. Sì. Ciao Chiaretta, ciao. Sì, qualcosa. Magari per la prossima allora me lo ricontrollo bene. Io adesso manca 10 minuti alle 20. La finiamo verso le 20, quindi me lo ricontrollo bene da me, non facendolo in live. Magari qui esci un attimo. Probabilmente mi sta bloccando, cioè, perché Windows 10 è incredibile. Sbaglio, è tornato indietro. No, ma che ti dispiace? No, no, mi dispiace a me di non averlo provato prima, fatto tutte le varie robe da fare. Mi sarei accorto prima della cartella, l'avrei sistemata. Anche perché c'era anche scritto. Però, sicuramente questo gioco lo finirò in live, senz'altro. Quindi, tasto F4. Quindi puoi rimanere aggiornato per le prossime volte che saremo in live, se vuoi passare a farci compagnia. Eh sì, ti capisco, sì. Vabbè, a questo punto credo sia inutile se non c'ho il file, cioè. Quindi ho dovuto ricorrere a DLL, probabilmente non piacciono molto a difendere gli antivirus, immagino di sì. Quindi in teoria i primi file erano già, cioè, venivano già con l'installazione. Quindi quelli li trovo. Sì, no, sì, per la prossima volta vi giuro che non ci saranno intoppi. Mi gestisco anche il fatto di switchare schermo, perché così. Ma io sono in updata. Sono in updata e quelli sono i file. Cioè, leggimi per favore, è quello in inglese. Poi ci sono due foto, Hello e Take Time, White Workshop. Cioè, White Workshop non credo sia quello che ci interessi.
Quindi nel caso, quando io creo la cartella sul desktop, è che è sensitive perché io ho fatto la cartella I'm scared, scritto piccolo, ma dentro non sta succedendo niente. Scusa, guardo lì, ma il monitor è lì. Se farlo ricordare, lampione. Tanto credo sia inutile, mo la giriamo così. Cancello è chiuso. Scivolo. Si sale. Sì, io off screen mi risistemo tutti i file, vedo un po' e lo risistemiamo per la prossima volta, che la prossima volta probabilmente sarà domani alle 2 di notte. Perché è più divertente così, no? Ah, grazie per il follow. Adesso magari se c'è qualcuno in chat ti lascerà tutte le nostre info e i nostri canali se tu vuoi seguirci anche al di fuori di questo bellissimo gioco. Ciao Ran! E niente, sugli ultimi 5 minuti passiamoli così, ad apprezzare il paesaggio. Benone, grazie, grazie. Ti dirò che rispetto agli ultimi due fatti è oro, è incredibile, è molto bello. Molto bello anche questo sistema di switchare, di trovare degli indizi nelle cartelle, così leggere. Molto bello. Guarda, adesso arriva lo spam di comandi, grazie Marco. Scusi, no. Proviamo l'ultima volta se è successo qualcosa. Un attimo. Cartella, aggiornati. Niente. Niente. Aggiorna. Ok, proviamo qui. Quindi ragazzi, scusatemi se chiudo un attimo prima, ma per oggi è tutto. Noi siamo i Gorgi, siamo live tutti i giorni dalle 22 alle 23. Anche nella scaramantica, certo. Una cartella vuota. Una cartella che ho fatto io, quindi. Aspetta, provo a rinominarla. Scared, ok. Poi, questo qui lo riavviamo. Non detto. Ma no, no, sicuramente sarà Windows che gli sta dando problemi.
Poi magari se ho bisogno d'aiuto tramite Hank o direttamente ti scrivo e vediamo. Non credo sia un grosso problema. Per domani dovrebbe essere tutto risolto. Lì c'è un lampione. F4. A vedere. No, niente, vuota. Quindi, dicevamo, vi lascio questa Inception di due piedi. Dicevamo, noi siamo i Gorgi, streamiamo tutti i giorni dalle 22 alle 23, più eventuali live casuali tipo questa, che comunque vedrete su Telegram, Instagram e basta fondamentalmente. Quindi seguite le nostre storie. E se volete vedere in pasti, abbiamo anche il canale YouTube dove ci sono tutti i VOD. Grazie a te di averlo fatto, My Madness, e grazie di essere passato. Poi ti aspetto per la prossima, se ce la fai, se non è un problema l'orario. Sì, grazie, Hank. E niente, noi quindi ci vediamo più tardi. Ciao ciao.